Allora ragazzi, salve a tutti, oggi parleremo delle demo e nello specifico di Spec Hope The Line, questo titolo che è stato bistrattato, trattato come una merda assoluta e rivelatosi poi da quei pochi impari, scusate, sto per cappuccino che mattina, da quegli impari che l'hanno comprato, un grande gioco, un grande titolo. Perché? Perché molto spesso le demo non ci danno una piena consapevolezza di che com'è il gioco, a parte il fatto che le prime impressioni possono essere magari messe in discussione poi dalla qualità finale del prodotto, no? Che può essere più o meno positiva a seconda della percezione, in questo caso della narrazione del gioco. Però se tu mi dici è l'ennesimo TPS, ho capito, TPS, Cisle, Wii, ma che cazzo vuol dire? Cioè, non devi andare a vedere che l'ennesimo, tu devi vedere se un gioco ha un'atmosfera articolare ed è peste di sabbia, dice, si muove male, ma perché? Io ci vado la demo. Non si muove male manco per il cazzo, è un gioco come un altro. Non si capisce perché sti calzi sotto razzo, cerco di guardi più brutti. Sta a passare a treno qua, c'ho la finestra aperta che sta fanno 45 gradi Fahrenheit. Capisci, te lo dico, questa cosa non va bene. Non va bene, capito? Poi la gente per di tu, che ne so, me lo di zero sta giocando a Spec Ops, la gente manda i messaggi, ma che cazzo giochi qua? Quell'altro, ma poi sta cosa da Game Tag, come mi sta sul cazzo? Ma ti fai i cazzi? Io, che ne so, metto Quantum Theory, no? Che fa schifo a tutti, ma poi fa la partitella, va bene? A me è un messaggio, ma che cazzo giochi? Ma te li cazzi tua? Come cazzo giochi? Ma questo perché mi rilascia al discorso di questa mentalità un po' così facilona, un po' tutti una grande famiglia, così di dare le merde così in anteprima, presente il 6, sentenza 6, è merda pura, fa schifo, una merda totale. A parte che quando Marco Mottura, in arte MDK7, vede un gioco alla fiera e non gli piace, rompe il cazzo fino all'uscita dicendo che è una merda, proprio in una maniera, è una cosa endemica, è più forte di lui. Poi lo sento come parla, è un mito, cioè praticamente è uno slang videoludico che più parlo inglese che italiano. Penso che Andrea Materna, se potesse, lo coltellerebbe, perché Andrea Materna, quando lo scrivo articoli, una volta mi ha cambiato split screen con schermo diviso, cazzo, cioè odio talmente tanto l'inglese, gli inglesismi, che addirittura mi modificò un articolo, split screen mi mise schermo diviso, cazzo. Dai, no, Andrea, te prego, schermo diviso. Vabbè, non esagerare, d'accordo, però split screen potevi pure lasciare, no? Quella recensione. E insomma, tra varie divagazioni, il tema cardine è se sono Spec Ops per solidica, lasciate stare la demo. Se nessuno sta giocando un gioco di merda, mi rompere il cazzo sulla Game Tag, tu che fai e tu che non fai, te li cazzi tua, no? E niente, così, una ragazzona, una mattinata abbastanza tiepida, così aspettiamo che esce qualche titolo interessante da Arcade e speriamo che THQ non fallisca, perché insomma è una grande casa, eccetera eccetera, un pionista un po' palo, un po' giovanerio, un po' estivo, un po' argomenti un po' frivoli, così in attesa di qualche bell'argomentone da rompere il culo e parlare per ore ed ore, litigare e stracciare i maroni a quelli che se la tirano sul forum. Questa comincia a diventare parecchio, però sono sempre tutti simpatici. E raga, io vi saluto, me la mangio ancora un po' con la maionese, perché ho proprio bisogno di sale e di zucchero, che non se non mi la faccio. Andate a fanculo, voglio bene, ciao.